Buonasera, buonasera a tutti. Ciao ragazzi e ragazze, buonasera a tutti. Buonasera Bridges of Light. Come state? Tutto bene? Buonasera. Vedo che è arrivato. Ciao. Buonasera. Sto aspettando qualcuno che arriva e noi cominciamo. Allora, io per adesso non vedo che non mi fa vedere niente e nessuno. Io ho paura che ho qualcosa che non va con questa diretta. Perché io so che voi ci siete perché vi sento, ma io non vedo. Così io vado adesso sul telefono. E vedo che mi state, se mi state guardando. È un bel problema. Ragazzi. Oh. Non mi fa vedere niente da nessuna parte. Che faccio? Buonasera. Ah, adesso comincio a vedere. Ah, ok, ci sono allora. Ok, ci sono. Non so cosa sta succedendo con questo computer. Lo so che ci siete, ma non mi faceva vedere niente. Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, adesso vi vedo. Alessia, buonasera. Mirella, Giusy. Ciao, ciao ragazze. Sono stata 2 minuti e ho detto che succede, ma adesso è partito. Bene, sono felicissima di vedervi tutti. Grazie mille di essere con me questa sera. Adesso cominceremo subito la nostra serata. Abbiamo come sempre un'ora. Ok, buonasera, buonasera. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao, buonasera, buonasera. Allora, io stasera vorrei parlare. Vorrei parlare. Spero che mi date il permesso di dirvi qualcosa. Emma, ciao cara Slavi, grazie ancora per il bellissimo corso sugli spiriti guida dello scorso weekend. Ah, che bello, grazie a te. Mi fa piacere che hai apprezzato, grazie, grazie mille. E infatti mi avete fatto tantissime domande. Io ogni giorno ricevo da voi su Messenger, soprattutto chi mi guarda in diretta, tantissime domande. Riguarda sviluppo delle vostre capacità, riguarda il mondo spirituale, cosa bisogna fare, come bisogna proteggersi, come vedere il mondo dello spirito, come parlare con le guide, come parlare con i trapassati. Comunque, tante tante domande. Voi sapete che io do i corsi e nei corsi noi parliamo in modo molto specifico, però so che non siete tutti pronti o non tutti possono seguirmi nei corsi e allora ho deciso che ogni tanto nelle dirette risponderò alle vostre domande riguardo ciò che vi interessa, ciò che vi interessa, se qualcuno sviluppa le capacità, se no, in che modo medio un po' vedere o sentire il mondo spirituale. Mi potete chiedere se c'è qualcosa nell'aldilà, ma anche io non è che so molto, nessuno sa niente, nessun medium sa niente, però io vi posso raccontare, per esempio, che cosa usiamo, che sensi, nostri sensi, usiamo quali? Usiamo per poter sentire il mondo dello spirito.
sono le basi, ma sono indispensabili. Anche io, quando ho cominciato il mio percorso nella parapsicologia, prima di tutto ho dovuto sviluppare i miei sensi interiori. Dovevo capire come funziono io, prima di tutto, e poi già capire come entrare in contatto con il mondo dello spirito. Quando parliamo con il mondo dell'aldilà, noi siamo soltanto gli strumenti. Soltanto strumenti di quel mondo che usa i nostri canali che conosciamo già per poter mandarci i messaggi. Se io non capisco, se io non so come funziono, io farò molta fatica a sentire i messaggi dall'altra parte. E se non conosco varie diverse energie, farò molta fatica a capire chi mi sta parlando dall'altra parte, perché spesso ci parlano le guide. Parlano gli angeli, parlano i trapassati, ma esiste anche l'astrale basso con varie altre diverse entità che anche loro sempre vogliono parlarci, perché tutto il mondo, tutti gli universi, tutti i mondi vogliono avere la comunicazione e chi sa ascoltare, allora sentirai i messaggi. Però se tu non sai come sono le energie del mondo dello spirito, se tu non sai come sono le energie del mondo astrale, sarà difficile distinguere una presenza dall'altra. Ok? Allora, prima di tutto la chiaroveggenza. Tutti vogliono essere chiaroveggenti. Tutti vogliono, ma non tutti siete e non tutti siamo. Perché chiaroveggenza è un'abilità. Un canale, uno dei nostri canali che usano sia medium che sensitivi, channeler, eccetera, eccetera, per poter avere la comunicazione e decifrare i messaggi. Chi di voi sa che è già chiaroveggente, fatemi sapere e fate capire come voi gestite la vostra chiaroveggenza. Angela, Slavi, in un contatto con un nostro caro trapassato, tu li vedi e li descrivi o li senti soltanto? Come avviene? Angela, grazie mille per la domanda. Allora, io non li vedo, almeno all'inizio del contatto. Tutti i miei contatti iniziano con la chiaropercezione. Cioè io percepisco la presenza, io percepisco l'energia e so da quale mondo arriva l'energia. Nonostante il mio intento può essere comunicare esclusivamente con il mondo dei trapassati, però a volte anche altri mondi durante il contatto possono intervenire. Ma questo succede soltanto o chi dà il permesso, o per la necessità. Vi dico che per me, un segnale molto forte è quando, per esempio, sto lavorando con le guide o sto soltanto parlando e a un certo momento io inizio a tossire. Chi mi ha visto nei vari dirette potete capire che può succedere questa cosa. Chi mi ha visto anche nei corsi, ogni tanto anche soltanto parlando con il gruppo, a un certo punto mi viene la tos da tossire. E tosse è anche chiaropercezione, perciò è la mia modalità. Se ero più chiaroveggente, allora magari vedevo già qualcosa davanti agli occhi, invece comincio a tossire perché sento che qualcuno, qualche entità o presenza o lo spirito vuole aprire la porta nel contatto. Ok. Poi inizio a vedere. Prima percepisco. Perciò il mondo dello spirito o tutti i mondi conoscono bene come funzionano i canali dei medium, dei sensitivi e cercano di agire in seguenza. Ok. A me, per esempio, nessuno può entrare e subito mi fa vedere qualcosa perché io non vedo.
Noi stiamo parlando del mondo dello spirito che è una intelligenza. E per questo, per noi, è anche molto semplice lavorare con il mondo spirituale. È molto più semplice, diciamo, contando con questa energia, con questa intelligenza, molto di più che quando lavoriamo con la sensitività. Perché nella sensitività devo contare soltanto su di me, sul mio inconscio, sulla mia capacità di percepire le informazioni che arrivano da campi energetici legati a questo pianeta Terra, persone, oggetti, eccetera. Ok? Perciò sono piuttosto chiaro percettiva e veggenza arriva dopo. Cioè io non inizio mai con questo canale. Slavi, tu hai queste doti, queste sensibilità da quando sei piccolina o si sono rivelate dopo? Dopo. Dopo mi è successo una cosa nella vita. Quando avevo 17 anni ho fatto un incidente. Questo incidente io non mi sono fatto male, per fortuna, ma mi ha spaventato molto e ho capito che qualcuno da lassù mi sta proteggendo. E a questo punto sono andata, mi sono battezzata a 17 anni da sola perché non ero battezzata dalla nascita. E da lì ho cominciato a fare la mia ricerca per capire il destino cos'è e chi decide se una persona deve morire, se deve vivere, chi è intervenuto dal mondo spirituale, perché persone fisiche non c'erano vicino a me per poter salvarmi, perché ho fatto questo incidente proprio in quel determinato momento. Dove non c'era, in quel proprio momento specifico, non c'era un'altra macchina che poteva investirmi, perché io ho fatto un volo dalla nostra macchina, ero in compagnia, un volo di 50 metri anche in alto, e non sono entrata sotto le ruota della nostra stessa macchina che girava attorno a sé, perciò non sono finita sotto le ruote. Sono uscita e non c'era in quel momento la macchina che passava. Le macchine sono passate dopo un istante, quando mi sono già fermata perché scivolavo sulla strada e non riuscivo a fermarmi. E quando mi sono fermata e mi sono alzata, è passata la prima macchina. Perciò tutte le domande che hanno cominciato a riempire la mia testa. Però prima di questi 17 anni non sentivo, non vedevo niente. Ero una persona normalissima, ero molto di compagnia, uscivo, ero veramente un'adolescente bella tosta. E da quel momento ho cominciato a fare le mie ricerche per capire che cosa sono, cosa è il mondo spirituale. Ho fatto tante domande sia al prete quando sono andata a battezzarmi. Ho fatto tante domande a un gruppo dei parapsicologi e con loro ho cominciato a sviluppare le mie capacità a Mosca, e ancora a Mosca. E da lì tutto è partito con allenamento. E per questo, ragazze, quando io presento qualche corso, di solito tutto è basato sulla mia esperienza di tanti anni, perché ho sperimentato tutto su di me e io so per certo che tutti quanti, se vogliono, possono nell'allenamento arrivare a sviluppo dei doti. Però c'è un non è un problema, a parte che sia anche un problema. Se voi volete sviluppare le vostre capacità per voi nella sensitività, questo è perfetto, perché nella vita quotidiana questa sensibilità, sensitività ci aiuta molto. Noi possiamo avere questo intuito per poter prevedere qualche situazione brutta o poter capire se davanti a noi c'è una persona che ci sta mentendo o una persona pericolosa o magari in questa persona vale la pena innamorarsi, non lo so. Però quando noi tocchiamo l'argomento della medianità, lì ho capito che tutto quello che ho imparato nel percorso di parapsicologia applicata, perciò sviluppo dei propri sensi, e parapsicologia scientifica, perché collaboravo con scienziate parapsicologi, ho capito che c'è una grandissima differenza. Perché
Perché con il mondo spirituale bisogna avere un approccio completamente diverso dal sensitivo, nonostante la base dei contatti è sempre la nostra sensitività. Perché qui entra fede, amore, aiuto per il prossimo e questo deve essere proprio una forte consapevolezza perché voglio fare medianità. E io alla medianità sono arrivato dopo tanti anni. Prima sono arrivata a channeling perché le guide che mi raccontavano quello che per me era importante da sapere perché loro sono insegnanti. Io non facevo alcun'altra scuola oltre il mio gruppetto parapsicologi, ma anche loro non erano insegnanti, erano sperimentatori, però nessuno mi insegnava niente. Io ho imparato dalle guide, gli facevo le domande e ricevevo le risposte durante le canalizzazioni. Poi dopo ancora sono arrivata alla medianità, perché lì bisogna proprio amare così tanto il mondo spirituale e non aver paura del mondo dei trapassati e avere questa finezza, diciamo, di non spaventare neanche le persone perché arrivano i trapassati, perché non tutti credono e allora dovevo imparare anche un approccio psicologico. Come ti do questo messaggio? Come ti arriva? Osservo la tua reazione, ma non ti osservo come lettura del linguaggio del corpo. No, assolutamente. Ti osservo perché per capire quanto sei sensibile tu. E quanto in profondità posso arrivare a trasmetterti anche delle emozioni che arrivano dal tuo caro, perché ogni persona ha i suoi limiti. Perciò è veramente non è semplice, perché fare medianità possono molti, ma essere medium non tutti. E poi anche io, nonostante mi scrivono dappertutto che io sono medium, io molto raramente mi do questo titolo, perché io sono più parapsicologa, comunque sono rimasta lì nella mia formazione. E poi anche sono medium, ma nella prima formazione sono parapsicologa. Ok? Scusate, oggi sono andato un po' oltre, però io non ho parlato molto di queste cose su vari canali. Su YouTube, per esempio, non è che ho raccontato tanto la mia storia, la mia formazione. Qualcuno mi chiede, e grazie ancora Emma per la tua domanda, che mi ha permesso un attimo tornare indietro nel tempo e darvi qualche informazione di più su di me. Buonasera, buonasera. Ok, allora. Maria Rosaria, sensitivi si può essere, ma medium si nasce. No, io non sono d'accordo. Mi dispiace contraddire, ma io do il mio punto di vista. Non si nasce in medium. Alcuni sì, ma non tutti. Io non sono nata in medium. Io da piccola non vedevo, non sentivo niente, non mi interessava niente. E il mio percorso in parapsicologia mi ha portato poi di apprendere diverse tecniche medianiche prima di tutto, per la mia curiosità e per ampliare ancora di più le mie conoscenze in parapsicologia. E soltanto poi, in secondo momento, ho capito il grande senso della medianità e sono diventata medium. Okay? Nonostante non lo dico spesso perché tanti pensano che se tu sei medium vuol dire che da piccolo hai già sentito. No. No, io conosco diverse mamme che hanno perso i figli e loro diventano bravissime medium, ma diventano medium inizialmente per la necessità di guarire il proprio dolore, per entrare in contatto ancora con lo spirito, con l'anima del proprio figlio o figlia, e poi dopo, quando sentono i propri cari, riescono. Poi con il tempo, perché capiscono anche il dolore di altre mamme, di altre persone che sono in lutto e portano questa loro capacità che hanno sviluppato da sole, dettato dal dolore, per poter aiutare il prossimo. E
loro diventano veri medium perché hanno il motivo per diventare medium. Capite? Medium deve avere un motivo perché vuole entrare in contatto con il mondo dell'aldilà. Come anche chi fa il channeling, dovete avere un motivo perché lo volete fare. E se è soltanto per la curiosità, ma voi non portate bene alle altre persone, questo canale prima o poi voi dimenticate della sua esistenza. Sarà arrugginito, sarà chiuso. Il creatore vuole che chi tocca con la mente il mondo spirituale lo tocca anche con il cuore per poter portare al prossimo tutto il beneficio del contatto spirituale. Ok? Perciò secondo me sono entrambe cose giuste. Medium si nasce, ma medium si diventa anche con l'esperienza della vita che stiamo facendo. Questo è quello che penso. Poi dopo guardate voi, io non voglio contraddire nessuno, vi dico la mia opinione. Poi, ok, Milena, vero, secondo te il detto che bisogna avere più paura dei vivi che dei morti? Anche l'inconscio, la mente, spesso le nostre giocano brutti scherzi. Milena, è vero. Vero questo detto che bisogna avere paura più dei vivi. Sì, ogni tanto anche io ho paura della reazione di persone, perché finché siamo vive noi possiamo fare male uno all'altro, anche fisicamente molte persone hanno paura del dolore fisico, di una minaccia fisica, tante hanno paura di morire e per questo i morti non possono farvi male. No, ormai non possono causare per voi qualche situazione spiacevole, non ci sono più, vivono nella luce, in un altro mondo. Loro ogni tanto entrano in contatto con noi, qualcuno si spaventa. Ma si spaventa perché magari non sapeva di avere le capacità, si spaventa perché una cosa è arrivata all'improvviso, si spaventa dalla sorpresa della situazione, ma questo spavento non ha niente a che fare con la paura, aver paura di loro. Perché vi devono spaventare? Perché vi devono portare fino all'infarto? Cioè è una cosa assurda. Se mio papà, che sta nel mondo dello spirito, vuole presentarsi, ma in qualche modo, anche se io non sono medium, il suo ultimo pensiero sarà spaventarmi. Io mi spavento perché magari non aspetto una visita di questo genere. Allora, guardate, i vivi secondo me sono più pericolosi. Sia con le parole che anche con azioni. La nostra mente, il nostro inconscio gioca con noi, fa brutti scherzi. Io ho visto alcune persone che erano o sono ancora, non lo so, non le ho viste più, sono proprio schizofrenici. E vengono da me ogni tanto le persone che dicono: Slavi, ho queste doti di capacità, mi parlano nell'orecchio, non mi lasciano dormire, io sento dappertutto le voci. Io guardo la persona perché io ormai sono capace a vedere le persone, i loro canali, capire se hanno talenti, capacità. Io guardo questa persona e non vedo assolutamente alcun talento medianico. I canali medianici sono chiusi. Questo è lo scherzo della mente, quando la persona purtroppo acquisisce questa malattia di schizofrenia. E lì può aiutare solo il medico, ma tu puoi fare esorcismo quanto ne vuoi, ma la persona non guarirà perché non ci sono demoni dentro che le parlano, non ci sono entità. Non ci sono i trapassati, ma non ci sono neanche i maestri. Questo è soltanto lo scherzo della mente, un brutto scherzo che alla fine crea una malattia. Poi, buonasera, buonasera. Emma, possiamo contattare i trapassati tramite le nostre guide? E bisogna aspettare un certo periodo del tempo per contattare i defunti, tipo qualche mese, settimana, eccetera, oppure dipende dai defunti, se sono pronti o no. Emma, grazie. Risponde alla prima domanda,
Oddio, mi scorrono così velocemente che ho già perso. Ok, se possiamo contattare i trapassati tra le nostre guide, dipende che guide sono, perché noi nel mondo spirituale abbiamo diversi livelli e diverse guide. Ci sono le guide che stanno proprio nel mondo dello spirito. Con quelle guide sì, si può collaborare e che ti possono aiutare nel fare contatto con i defunti. Se noi parliamo con le guide che sono già andate oltre quel mondo e sono diventate i nostri insegnanti, queste guide non hanno il ruolo di aiutarti a stabilire il contatto con al di là. Ok? Se bisogna aspettare un certo periodo di tempo per contattare i defunti, io di solito rispetto i tempi. Se una persona è appena trapassata, io non faccio subito il contatto. Non chiamo il trapassato. Se arriva da solo in qualche momento, anche prima che magari passano queste famose 40 giorni, vuol dire che per quest'anima qualcuno da lassù ha aperto la porta verso contatto con la terra e adesso questa persona può comunicare con qualche medium o con i suoi cari. Ma io da sola dico sempre: non prendete per favore con me un appuntamento per la medianità se non sono passati 2 mesi, 40 giorni. Ok? Per rispetto per l'anima che sta facendo un viaggio tutto suo, molto personalizzato, però mi è capitato che mi arrivavano i trapassati anche dopo 3 giorni che sono andati. Proprio nel giorno di funerale si presentavano, ma questo non dipende da medium, perché magari qualcuno dice: perché siete voi che non li sentite durante questi 40 giorni? Non è vero. Noi possiamo sentirli anche subito. Ma se in questo ci sarà la volontà e possibilità dell'anima del trapassato. Ok. Perciò dipende non da noi, dipende dai defunti e poi che tipo di percorso stanno facendo nell'aldilà e questo nessuno lo sa. Rosanna, non ho mai tenuto il mondo dell'invisibile. Brava. Ok. Patrizia, a me arrivano nei sogni. Spesso sogno un amico che si è suicidato e gli parlo sapendo che è trapassato. Questo si chiama medianità onirica. E Patrizia, io ti capisco perché anche io sogno spesso i miei. Mi fa piacere abbracciarli. Sì, perché io vivo quel sogno dove arriva mia mamma, arriva papà o altri amici o parenti, e quando c'è la possibilità proprio di questo abbraccio li sento fisicamente, ma nel sogno, perché la mia medianità non è molto visiva, come ho detto, e non riesco a vederli tanto. Invece nel sogno io sono una diretta partecipante da qualche parte in astrale, perciò vedo tutti e mi fa molto piacere. Bellissima questa cosa. Non le chiedo mai messaggi, a parte che io sono molto inconsapevole quando dormo, però questo è proprio il mio intento. Se arrivano, non è che perché mi devono parlare, perché i contatti mi bastano durante la giornata, sono piena di contatti. Mi piacerebbe proprio godere quel momento del nostro incontro, magari due chiacchiere e, se è possibile, un abbraccio, perché lo proprio sento, lo vivo durante il sogno. Bellissimo. Questi sogni sono molto forti, molto lucidi. Allora, buonasera, Raffaella. Abbiamo tutti la possibilità di sviluppare dei talenti, nasciamo tutti con le stesse possibilità. C'è chi coglie l'opportunità e chi no. Brava Raffaella, lo penso anche io. Chi coglie opportunità oppure chi ha bisogno, chi ha la necessità e chi non ha la necessità. Tutti quanti abbiamo intuito. C'è qualcuno che lo usa e lo sviluppa particolarmente perché magari gli serve questa intuizione professionale in quello che sta facendo come lavoro. E c'è qualcuno che dice: ma chi me ne frega, se mi arriva intuizione va bene così, ma io sono impegnato di fare tante altre cose, perché
mi devi servire medianità o non mi serve. Ok. Buonasera Sabrina. Sì, grande beneficio del contatto medianico, contatto spirituale. Ok. Fiorella, buonasera Slavi. Come si fanno a distinguere fenomeni di psichismo con reale medianità? Bella domanda, Fiorella, ti ringrazio. Allora, reale medianità. Adesso parliamo di due cose. Esiste la medianità mentale, mentale. Io credo che tu intendi questa medianità mentale, i contatti che facciamo, oppure si può accadere di non avere contatto medianico, ma avere un contatto sensitivo. E poi esiste seconda parte, anche nella medianità fisica, dei fenomeni paranormali, quelli che noi sperimentiamo in scuola. E quello che una volta abbiamo fatto vedere al convegno, uno dei convegni, mi sembra che era un convegno nostro a Trieste, qualche anno fa, abbiamo fatto vedere al pubblico la capacità della mente, della psiche, e una sorta di telecinese, quando ti concentri energie non per contattare il mondo spirituale, ma raccogli l'energia dentro nella tua mente. E poi abbiamo spostato un tavolino, in senso che esiste un modo di lavorare con la medianità fisica usando il tavolino che si gira, che batte i colpi, che può anche volare ogni tanto. Da noi succede ai corsi che i tavolini volano. Però un conto se tu sei in contatto con qualcuno dell'aldilà, un qualche tuo aiutante che crea questo canale dell'energia medianica che sposta oggetto. Però noi abbiamo dimostrato, parlando proprio della parapsicologia, del psichismo, delle capacità della nostra mente, la nostra propria energia, abbiamo fatto stesse cose che abbiamo fatto con la medianità, però senza usare alcun contatto con l'aldilà. Il tavolino si spostava e si comportava esattamente così quando facevamo esperimenti paranormali, però con la mente. Perciò immaginate quanto forte la nostra mente. È fortissima. Perciò anche quando facciamo contatti medianici è possibile accadere sempre nella mente e se tu sei un bravo o brava sensitiva, e questa capacità in te è più forte che la capacità medianica, si può cadere anche nella psiche, in senso nella sensitività. Può succedere, ma la differenza sarà quella che c'è, che è arrivato. Ma la differenza sarà quella che non sarà il messaggio, perché il trapassato non c'è. E tu stai facendo soltanto la sensitività. Ok. Bello, belle domande. Voi siete proprio brave. Grazie, grazie mille. Rossella, racconti brevemente la cosa che ti ha colpito più nei tuoi contatti con l'entità morte. La morte, io la rispetto molto come una delle forze nell'universo, che insieme altre forze collaborano per l'universo e danno questa forza anche a noi. La forza della morte per me è un'intelligenza. La morte è un'entità, non posso neanche dire entità, perché è una coscienza, è una forza, la chiamerò sempre così. E lei collabora con me. La mia morte, c'è la morte universale, ci sono i nostri propri morti, perché queste sei forze, sei concetti, se vogliamo, spirito, materia, tempo, spazio, morte e la nascita, loro stanno alla base di qualsiasi cosa creato nell'universo, qualsiasi cosa. Oggetto, soggetto, mondi, terre, stelle, tutto, tutto funziona alla base di queste sei forze. E la forza della morte è indispensabile, ma noi abbiamo anche i nostri sei concetti.
Perciò io spesso lavoro con la mia stessa morte, o con le morti, strano dire, delle persone con chi per esempio devo purificare. La morte è pazzesca come forza perché aiuta molto a proteggere la persona e purificare le energie. Chiudere le porte, spostare dalle vostre vite le persone che non vi servono, perché noi vediamo la morte soltanto come la forza del trapasso. Ma noi ogni giorno viviamo dei piccoli morti e queste morti, quando chiudiamo gli occhi per andare a dormire, basta, è una piccola morte ogni notte. La morte è anche quando finiamo un ciclo di qualcosa. La morte è quando abbiamo smesso di parlare con una persona, anche soltanto iniziando la chiamata e poi finendo la chiamata, la fine della chiamata è comunque la forza della morte, perché stiamo parlando della chiusura, una cosa finita in quel momento. Perciò quando noi vogliamo nella nostra vita la protezione, tenere lontane le persone, chiudere le porte, è lei che ci dà una mano, perciò la forza della morte non è soltanto il trapasso, ma di questo ne parleremo magari in qualche altra diretta, oppure vedete su YouTube, perché ho fatto le dirette parlando di tutte e sei forze. Grazie mille, ma contatto colpito, contatto particolare, ma ogni volta è diverso, ogni volta è diverso, perciò è fenomenale questa forza, fenomenale. Ma adesso proprio uno per uno dirti qualcosa, non so, non mi viene in mente perché ho tanta fretta di rispondere alle vostre domande, però poi ci penserò, perché non ne scrivo, peccato, peccato, perché ogni tanto con questa saggezza che arriva da questa entità, cioè, è fuori di testa, ma tra l'altro è stato scritto il libro Dialoghi con la morte e se volete capire che tipo di domande si può fare a queste entità, leggete il libro, si chiama proprio Dialoghi con la morte. Fantastico, come rispondeva alle nostre domande, era una roba fenomenale, grazie. Nuccia, mia mamma lo diceva sempre di aver paura più dei vivi che dei morti, perché una volta quando lei era ancora in vita non era in casa ed io ero sola, ho sentito una presenza. Mi sono messa a piangere e lei mi ha trovato le lacrime e fu così che mi ha detto la frase sopra. Brava mamma, molto saggia. Lolli. Chi riesce ad aprire i registri akashici e canalizza le risposte di varie domande sentono un balzo vibrazionale notevole, una persona che ha chiara percezione. Sì, Lole, assolutamente sì, è la chiara percezione se tu senti addosso. Ok, Matteo, nell'aldilà il tempo è collegato al nostro presente o è più fluido? Cioè è possibile che trapassate si sposti o nel passato o nel futuro, grazie. Loro piuttosto, almeno vi parlo della mia esperienza, quelle che loro mi hanno detto e come ho capito le risposte, loro vivono non nel passato e nel presente, loro vivono nel momento di adesso e ora, quello che noi sulla Terra non riusciamo a vivere. Noi abbiamo tre modi di vivere il tempo. Okay? Anche se vi dico adesso presente, ma appena ho pronunciato questa parola, queste parole sono diventate già un passato e noi facciamo veramente una fatica enorme. E chi fa le meditazioni per poter cercare di fermare il tempo e rimanere concentrate proprio nell'adesso e ora, e chi riesce almeno per un attimo percepire questa strana sensazione di questo momento, così che vivono nell'aldilà. Loro hanno tutti i ricordi nel passato, ovviamente anche lì, soprattutto i trapassati, hanno vissuto il tempo terreno, perciò non è che subitissimo vivranno questo momento di adesso e ora, perché se no non capiranno niente. Secondo me per loro esiste questa specie di percezione temporale, per non perdersi completamente e non staccarsi completamente dalla terra, perché se devono comunicare ancora con chi vive, dobbiamo un pochettino sincronizzarsi.
anche nei tempi, ok? Però altre entità che costantemente vivono nell'aldilà perché sono nate lì, che possono essere angeli, eccetera, vivere in quel presente, costante presente, questo dà la sensazione dell'eternità. Ok? Perché quando noi viviamo il tempo che scorre, noi sappiamo che prima o poi magari finisce da qualche parte, anche la nostra vita iniziata e poi finirà, perché tutte moriamo. Ok? E allora noi viviamo questo tempo un po' ansioso. Invece lì immortalità si vive nel momento di adesso. Ok? Quello che mi è stato raccontato, io ci credo. Io ci credo in questa teoria, poi dopo ce ne sono tante altre, perché una volta quando mi è arrivato lo spirito guida, io ho fatto la domanda, perché durante una seduta la guida ha parlato dicendo adesso per qualche situazione, ma signore mi ha detto, guarda, no, adesso non sta succedendo quello che ha detto la guida, perciò non vedo riscontri. E dopo una settimana mi chiama e dice: Slavi, scusami che ti ho detto prima che non sta succedendo niente, ma mi è successo adesso, ma è passata una settimana. Ma la guida ha parlato nel presente una settimana prima. Che succede? E io parlavo con la guida e loro dicono che noi vediamo voi, la vostra vita, subito in un istante, da quando siete nati e quando morirete. Per noi la vostra vita è tutto presente e quando vi vediamo in un determinato momento della vostra vita, sulla vostra linea del tempo, noi non è che diciamo il giorno 3 novembre succederà quello, no, noi vediamo questo periodo, abbiamo questa sensazione del volume temporale attorno a voi e diciamo che quello che è in questo periodo la persona vive, ma se sono 3 giorni prima, una settimana dopo, per loro è sempre presente. Perché prima non riuscivo a capire perché noi, come le persone che viviamo il tempo lineare, certamente questi tipi di messaggi date così con i tempi un po' sballate, a noi sono scomodi. Però le persone comunque si accontentano perché almeno sanno cosa succede o cosa succederà comunque. È curioso sentire queste differenze. Con i trapassati questo non succede, ma con le guide sì, perché le guide, angeli, perché loro vivono, infatti, adesso e ora. Ok. Fiorella, grazie Slavi, quindi una sensitiva può darci tanti dati anche molto precisi della persona cara che abbiamo nell'oltre, senza però avere un reale contatto con essa. La storia del tavolino è molto interessante, grazie. Sì, è esattamente così. Noi abbiamo sperimentato tantissimo lavorare con la mente, cercando di creare stessi fenomeni medianici e nella maggior parte siamo riusciti. Miriam, ecco, mi ho fatto bene ad accendere il PC. Ciao, ciao Miriam. Poi, Alessia, Slavie, la mia adoratissima cagnolina è nell'aldilà. Spesso accendo la candela accanto alle sue ceneri per sentirmi più vicino. Lei vede e sente? Sì, Alessia, lei vede e sente. Posso chiederti una cosa? Io personalmente, però parlo di me, allora per favore non ti offendi, ok? Questa è soltanto la mia idea, la base della vita che vivo nel mio paranormale, parapsicologia. Ma i ceneri della tua adoratissima cagnolina li tieni a casa tua? Spero di no. Perché lei non c'è lì, ma cenere a sé hanno un'energia molto pesante. Casomai ti racconto, sì, mi dice. Alessia, io spero che a casa tua è una buona energia, perché sai, ci sono
cenere anche delle persone che i cari tengono a casa. Però molto spesso, dico molto spesso, non sempre, molto spesso, l'energia della morte si sente poi nell'ambiente. L'energia della morte blocca perché lo spirito non è lì, non è nelle ceneri. Nelle ceneri, energia della morte. E l'energia di questo genere spegne ciò che possono essere varie situazioni che stanno nascendo, che devono essere gioiose, eccetera. Cioè, è pesante come l'energia. Non fate per favore cimitero di casa vostra, ragazzi, non fate. Quando voi andate in cimitero, voi sentite questa energia particolare, vero? E quando a casa fate, ognuno può decidere quello che vuole, può decidere quello che vuole fare. Accendi la candelina anche senza avere lì cenere, mettili fuori dove, non lo so, sotto l'albero dove la tua cagnolina riposava, ma questa è soltanto la mia opinione, come ho detto, non voglio offendere nessuno, perciò scusami se la mia osservazione ha toccato i tuoi sentimenti, scusami tanto. Stefania, mi sono appena collegata, non so se va bene la mia domanda sull'argomento. Faccio consulti private e mi capitano di fare un consulto ad un signore dove ho registrato il video. Al momento non mi ero accorto di nulla, ma vedendo il video ho visto che le carte saltano da sole e io cambio voce. Ho percepito la presenza del marito, un po' arrabbiato perché non piaceva forse il modo di fare la moglie potrebbe essere. Permetto che prima chiamo i miei spiriti guida per farmi aiutare. Allora, Stefania. Possono succedere tante cose anche che non ci accorgiamo neanche. Quante volte, riguardando per qualche motivo la mia diretta, perché magari proprio qualcuno di voi mi dice: Slavi, guarda, dietro di te c'era un movimento. Io non mi accorgo facendo la diretta. Può succedere, soprattutto se si tratta di argomenti medianici, perché il nostro intento apre già le porte nell'aldilà. E tu dici che marito era un po' arrabbiato. Io non ho mai incontrato le persone nel mondo spirituale dei trapassati che arrivano e dicono: io sono arrabbiato con te, o emanano certi tipi di emozioni così basse. Io ti odio, mi sono arrabbiato con te. Queste parole non le ho mai sentite, perché nel mondo spirituale voi non immaginate quanta pazienza hanno, quanto hanno imparato, quanto capiscono noi. Perciò anche se non è stato scelto un modo corretto o per lui, per esempio, di rispondere alle domande della sua moglie, cioè, ma questo è l'unico modo che era in quel momento, perciò le risposte arrivano e allora è inutile che lui si arrabbia, che non è sta. No, secondo me, scusami Stefania, ma magari non avevi capito bene ciò che intendeva dire il marito e quello che voleva, magari non ti trasmetteva la sua rabbia, magari la signora era arrabbiata per qualcosa e lui cercava soltanto dirti: attenzione, quello che stai facendo adesso per lei, perché è il punto in quale lei si è arrabbiata. Non so se ho capito. Perciò io prima di tutto, quando sento una sensazione di genere della rabbia, odio, ma non sono emozioni di loro. Loro possono dire: guarda che qua c'è qualcuno che è arrabbiato, deluso, perché non lo so, Stefania, perché non c'ero e non posso darti la risposta concreta. Bene, poi, mi saltano neanche seppellirli in giardino, Rossella. Certo, quello sì, io sto parlando proprio non all'aria aperta, in casa, dove l'ambiente è chiuso e quell'energia circola e circola sempre quella. Perché
però nell'area fuori giardino va benissimo anche appena fuori, però fuori perché è pesante l'energia della morte per l'ambiente, nonostante possono essere i nostri cari più adorabili, più adorati da noi. Però morti, mi dispiace, devono stare con i morti per l'energia. Ok? Noi contattiamo l'anima, che è tutt'altra dimensione. Michela, essendo multidimensionale, è possibile che noi contemporaneamente viviamo in più dimensioni e che una me, più evoluto, adesso vive in altra dimensione? Michela, bisogna capire molto bene questo concetto di multidimensionalità. Noi siamo multidimensionali per la dimensione in quale stiamo vivendo, ma noi non siamo per niente multidimensionali per altri mondi. Che dirti? Perché anche quando facciamo medianità, perché oggi è il tema comunque della medianità, noi non possiamo entrare nella dimensione del mondo spirituale, è loro che vengono da noi. Noi nella nostra multidimensionalità siamo molto limitati. È un argomento che dobbiamo trattare magari in un altro momento. Io quello che racconto nella scuola Mistero Eterno. Perché lì concetto tempo-spazio, concetto della multidimensionalità e dove si trova entrata in queste multidimensionalità, però è un argomento vastissimo. Scusa se magari oggi non riesco a risponderti. Rosanna, io ho bruciato un quadro che avevo in camera mia. Era un carboncino realizzato da una mia amica morta suicida. Si è buttata dal quinto piano. Ho deciso di bruciarlo dopo aver notato delle lacrime materializzate su questo carboncino. Ma queste lacrime erano visibili solo nello scatto postato sul mio profilo di questo quadro. Rosanna, questa è stata la tua decisione. Io non lo so se tu sei medium, se sei sensitiva o soltanto sei interessata a questo argomento, perciò io non lo so se è il posto tu bruciarlo, però tu hai sentito che dovevi farlo e va bene che l'hai fatto, però per me questo fenomeno paranormale, porca miseria, io non lo brucierei mai. Magari lo sposto, sento l'energia, se è pericoloso o non è pericoloso, se magari era soltanto un segnale che lei voleva parlare, perché anche chi si suicida stanno nel mondo dello spirito, non è che stanno soffrendo così come noi pensiamo, in qualche modo voleva mandarti un messaggio e magari te lo mandavo proprio attraverso il proprio quadro, ma non sapevo in quale modo attirare la tua attenzione. E queste lacrime o gocce, quello che è, o questa umidità, doveva essere l'unico dettaglio che tu potevi vedere. Caspita, peccato. Vabbè, però se ti davano fastidio, certamente fai tu. Stefania, ho capito cosa intendi, Slavi, un po' quello che immaginavo, volevo conferma da una medium, bravo come te. Ti ringrazio, ti ringrazio. Ero indecisa se bruciarlo. Capisco Rosanna, ma io sono una ricercatrice del mio, perciò per me queste cose, caspita, mi provocano ancora di più sperimentare, capire perché, per come, ho questo tipo di mente. Okay, ma non siamo tutti diversi, perciò se hai bruciato va bene, l'importante è che tu sei tranquilla. Però il materiale bruciato così forte, porca miseria, se me lo facevi vedere, deve essere un punto che mi incuriosiva. Va bene. Rosanna, la signora morte attraverso Vittoria Masella ha confermato i miei doti medianiche. Bene. Tiziana, Slavia, anche avrei in casa tante foto di defunto, appesantisce le energie della casa? Allora, dipende dove stanno. Io, per esempio, a casa ho un altare
altare con le mie icone, altare religioso, diciamo, dove ho portato l'icona ortodossa e lì ho la foto della mia mamma, però in un posticino adatto, adatto, così come fosse le mie preghiere sono sempre lì con i miei cari. E non ho altre foto dappertutto in casa mia. Ho tante fotografie, ma sono nell'album, vivi con vivi, morti con morti, in quanto è possibile, proprio divisi, separo le energie, ma se sono tantissimi e dappertutto, non lo so, dipende anche dalle persone. La foto comunque non è ceneri del defunto, è una cosa diversa, è una cosa diversa. Ok. Donato. Oh, dove sei sparito? Donato. Ciao Slave, pare che molte anime nostre sono divise in tanti frammenti che stanno facendo simultanee esperienze su vari pianeti e dimensioni. Poi si ricollegano questi frammenti, specie chi ha un karma molto brutto e anime conduce specie. Questo Donato è una delle visioni. Sì, è una delle visioni ben accettata. Io magari penso un pochettino diversamente, però nessuno sa la verità. Ci sono tantissime teorie, perciò anche questo pensiero ben venga, è molto interessante. Però può anche essere, sì, può essere. Sonia, ciao Slavi cara, ciao. Perché io sono attratta da anziani? Come vedo un anziano mi viene da coccolarlo, abbracciarlo, dare tanto amore. Sonia, non lo so, questo può dipendere dal percorso della tua anima, del tuo karma. Può essere, anche, può essere che nella tua data di nascita è scritto che devi prendere cura di anziani. Non sei nata per caso a febbraio? Che potrebbe essere. E se, può essere che il destino, non lo so risponderti, io devo avere altri dettagli di te come data di nascita, eccetera, per poter almeno un pochettino sapere, però adesso non è che abbiamo tempo. Matteo, è vero che trovare inaspettatamente delle piume sono segnali dall'aldilà, perché proprio le piume? Può essere qualsiasi cosa. Matteo, non sono tanto le piume. Le piume molto spesso vengono associate alle piume dei angeli. E per questo è un segnale spirituale, però trovare monetine, trovare sassolini a forma di cuore o una monetina e poi subito vi ricordate che il vostro nonno faceva la collezione delle monete, può essere qualsiasi cosa, può essere un segnale ovunque, e qualsiasi, non lo so, una farfalla che vi vola vicino. Per qualcuno può essere un segnale, perciò non soltanto le piume, anche se quelle sono più magiche, diciamo, perché ricordano gli angeli. Buonasera, buonasera. Daniele, secondo la tua esperienza, tutti i trapassati nei secoli sono cresciuti dalla vita che noi ora stiamo vivendo? Ah, sono cosciente della vita che noi stiamo vivendo? Ti chiede questo perché un mio viaggio astrale mi chiede un'informazione sulla vita ora. Bravo. Bravo Daniele, questo sì, e non soltanto i trapassati, ma anche i spiriti guida, perché loro imparano attraverso di noi, imparano il nostro linguaggio. E mi stupivo inizialmente molto quando una guida, lo spirito guida diceva: ma accendi il computer e prendi lì tutte le informazioni. E per un attimo mi sembrava che questa è la mente, mia mente razionale che parla. Invece la guida dice: eh no, tu pensi che noi siamo scemi? Voi crescete, voi state vivendo in quell'epoca dove noi non abbiamo vissuto, perciò stiamo imparando attraverso di voi. Attraverso di voi. Una cosa importantissima da sapere. Noi impariamo da loro, dalla loro esperienza, dalla loro saggezza e loro imparano il linguaggio moderno. Assolutamente sì. Bella domanda, grazie. Mirello, un genitore morendo può rincarnarsi dopo la morte su un familiare come un figlio? Mirella, io in questo non credo. No. Questa è la mia opinione, ok? Il mio pensiero, no. Però
Perché se un giorno abbiamo bisogno di questo nostro familiare e noi non lo troveremo nel mondo del di là, chi ci protegge, chi ci dà le informazioni, chi ci cura, chi ci coccola dall'aldilà? Io per esempio non potrei mai fare una roba di genere, lasciare incustodito il mio albero per poi andare in no, non ho mai sentito una cosa del genere, non sta da un trapassato, che qualcuno dice da te non arriva il trapassato perché sei già reincarnato, non è mai successo. Ci sono varie teorie sulla reincarnazione, però nella mia esperienza, come detto, non avvengono reincarnazioni così velocemente. Così no. Affinché non rientrano nel mondo dell'aldilà, almeno maggior parte dei familiari per riunire la famiglia nel mondo spirituale. Però anche questo è il mio pensiero e ci sono sempre diverse eccezioni. E se io non ho incontrato una situazione così, non vuol dire che non esiste. Però io sono più per no che per sì. Ultima e poi finiremo. Grazie. Anche io, Katia, anche io ho un altarino con le foto dei miei cari e guai a spostare quali mi rivolgo loro parlo quell'altare, mi rassicuro che chiedo di vederli, sogno e mi è successo. Ok, percepisco soltanto la loro presenza. Bello, Katia, bello, bello, bello. Elena, scusa, non ho capito che cosa può accadere all'energia avendo in casa le ceneri dei miei due gatti. Elena, puoi riguardare per favore, non accade niente di brutto, si bloccherà un po' l'energia perché l'energia della morte è molto forte. Bene, casomai riguardate tutte quelle domande che avete fatto, io ciò che ho potuto rispondere ho risposto, io continuo a portare le conoscenze. Quando riesco, chi mi fa delle giuste domande, mi fa molto piacere vedere la vostra crescita. Grazie mille perché siete state veramente numerose in questa diretta. Vi auguro buonanotte, mando un saluto e un abbraccio a tutti quanti e ci vediamo nelle prossime dirette. Grazie mille. Ciao a tutti.